Buonasera. L'imprenditore fiorentino Michele Iacaruso è stato confermato presidente CNA dell'area di Sassuolo dai colleghi delle sedi di Maranello, Fiorano, Sassuolo, Formigine, Montefiorino, Frassinoro e Palagano. Iacaruso, titolare di Like Sistemi e presidente del Fiorano Calcio, dopo la nomina si è detto onorato dell'incarico ricevuto perché, ha spiegato, il coordinamento di aree sta assumendo un'importanza sempre maggiore nel contesto della rappresentanza. Sarà nostro compito, aggiunto, sollecitare l'Unione e la Provincia ad adottare delle soluzioni che si inseriscono in una logica di area vasta. Era in accordo con l'amministrazione comunale, ha eseguito alcune verifiche alla rete di convogliamento delle acque meteoriche in via Gherola Nuova, nel tratto tra la strada circondariale San Francesco e la Pedemontana. Dalle video ispezioni condotte è emerso un punto critico localizzato allo svincolo della Pedemontana su via Gherola Nuova, dove un sistema sifone provoca un'ostruzione. Era si è impegnata a migliorare il deflusso delle acque piovane per evitare futuri allagamenti. Domani alle 20.30 il Castello di Spezzano ospiterà la quarta e ultima serata di selezione del premio di Via Emilia, la strada dei cantautori, durante la quale si esibiranno 7 artisti. Il concorso, giunto alla sua terza edizione, terminerà con la finale in programma il giovedì 1 luglio in Piazzale della Rosa a Sassuolo. E in programma invece per lunedì alle 21 in piazza Ciro Menotti l'incontro con la pallavolista Lara Lugli, che verrà intervistata dal giornalista Leo Turrini. Nel corso della serata saranno anche premiati i campioni fioranesi di varie discipline sportive. L'ingresso è gratuito e i posti disponibili sono 200. Ed ora passiamo allo sport. Il Fiorano Calcio ha affidato il ruolo di responsabile del settore giovanile e coordinatore della scuola calcio a Leopoldo Matta, che torna in biancorosso dopo 3 anni. Ascoltiamo di più nella nostra intervista. Un grande ritorno a Fiorano. Cominciamo con il dire e come sono le sensazioni a ritornare dopo qualche anno in una società già conosciuta. È una bellissima sensazione. Ho lasciato la società 3 anni fa. L'ho ritrovata con le stesse persone, cambiati alcuni allenatori, ma con la stessa voglia e entusiasmo di fare bene, di fare attività sportiva, dilettantistica per i giovani, fatta bene. Quindi sono felicissimo il fatto che comunque il presidente e il direttore sportivo mi abbiano cercato, mi abbiano voluto per riportare un po' il Fiorano dove deve stare, nei piani alti dei dilettanti, perché comunque è una società che annovera già da anni tanti giocatori che comunque hanno fatto già un percorso importante nei dilettanti ma anche nei professionisti. E il prossimo anno si spera che ritornerà anche una normalità che in questi 2 anni non c'è stata. Speriamo, perché abbiamo fatto davvero fatica a riuscire a mantenere i gruppi, a cercare di farli comunque divertire ma non potendo giocare. Sono stati bravissimi gli allenatori, hanno fatto in maniera che comunque in loro ci fosse sempre questa voglia di venire al campo, e non c'era poi la partita della domenica, che questa qui spegneva un po' gli entusiasmi, ma sono stati bravissimi. Quindi da settembre speriamo ben proprio di ripartire alla grande, poi mettendo in campo alla domenica quello che in effetti lavorano durante la settimana. Quali saranno i suoi ruoli nello specifico e i suoi obiettivi? I ruoli responsabili di tutto il settore giovanile, quindi coordinatore dell'attività di base dalla scuola calcio fino agli esordienti, e poi 4 gruppi di giovanissimi allievi di agonistica, dove comunque lì si comincia a vedere già un calcio un po' diverso, un po' più competitivo, mentre nella parte bassa ci sarà lo sviluppo soprattutto per il gioco, il divertimento, sempre con allenatori comunque di un certo livello, per poter dare sempre l'idea che comunque si fa calcio, ma si fa soprattutto calcio cercando di sviluppare bene quelle che sono le idee dei bambini, che è quello del gioco, dello sviluppo del gioco e del divertimento. Obiettivi per l'anno? Obiettivi per l'anno? Beh, personalmente ritornare qua significa comunque ricominciare una nuova vita dopo comunque il mio trascorso sia da allenatore che da responsabile. L'obiettivo è quello di veder crescere i numeri dei nostri iscritti, per poter comunque avere sempre delle squadre importanti, poter dare al territorio, perché comunque noi abbiamo un territorio molto importante, dargli al territorio una risposta in termini appunto di numeri, e soprattutto accedendo alle nostre strutture, che sono strutture importanti. Quindi l'obiettivo
obiettivo è quello della crescita comunque dei nostri numeri e fare in maniera che Fiorano ritorni dove comunque deve stare a livello di dilettanti, ma nella parte alta, nella parte elite comunque delle società dilettanti che ci sono nella nostra provincia. Grazie per essere stati con noi per questa edizione di Fiorano Oggi TG è tutto, l'appuntamento è venerdì prossimo, buona serata.